Seconda giornata di SPS Italia 2015, continua il nostro viaggio alla scoperta anche dei protagonisti di questa edizione della Fiera dell'Automazione. Do subito il benvenuto a Luigi Sacchi, che è presidente di General Com. Grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie a lei. Grazie a lei. Allora, voi siete dei distributori, quindi c'è un'ottica un po' diversa rispetto alle voci che abbiamo ascoltato finora. Qual è la vostra posizione nella filiera produttiva? Spieghiamo un po' che cosa fate. Allora, la parte dei distributori è una parte che incide per circa il 40% della vendita del materiale di automazione. Allora, tutte i produttori hanno un 60% che approcciano il mercato direttamente e un 40% che approcciano il mercato tramite i distributori. Se per il restante parte del materiale l'esigenza di una specializzazione non è così sentita, per il settore dell'automazione è fondamentale. E allora ci sono parecchie differenziazioni tra distributore e distributore. Ed è proprio lo sviluppo che c'è stato in Italia in questi ultimi 4-5 anni del mondo dell'automazione che ha portato sempre più interesse nel settore della distribuzione verso questa branchia molto molto importante e che sta dando grosse soddisfazioni dal punto di vista di risultati economici. Lei tra l'altro è un veterano di SPS, perché mi stava spiegando che partecipa fin dalla prima edizione, quindi sì, 5 anni diciamo fa ha visto che crescere la fiera. Cos'è cambiato in questi 5 anni? Allora, in questi 5 anni innanzitutto c'è una maggiore consapevolezza da parte soprattutto del mondo della distribuzione e c'è la convinzione e la possibilità di vedere il successo dell'SPS anche da parte di tutti i grossi player di questo settore. Perciò è un qualcosa che una fiera che mancava in Italia e che siamo tutti estremamente felici, sia il settore che ho sentito in questi giorni dei produttori che il settore della distribuzione, che possa avere successo e sia un appuntamento ormai direi consolidato verso il mercato italiano dell'automazione. Che cosa vi chiedono i visitatori in questi primi 2 giorni? Possiamo già fare una sorta di bilancio. Allora, il distributore non dico che possa chiedere delle novità, in quanto oggi con i mezzi di comunicazione le novità ci sono forse in anticipo rispetto al lancio dei produttori stesso, però chiedono sempre più le applicazioni, cioè come utilizzare al meglio le tecnologie che il produttore mette a disposizione. Naturalmente le tecnologie che vengono portate dal distributore al grande cliente, al grande costruttore, e per la fascia medio-bassa del cliente c'è bisogno di proprio l'intermediazione del distributore, ma il distributore deve essere specializzato, non può avere una conoscenza solo marginale dell'automazione. Senta, voi che vi occupate proprio di produrre componenti dell'automazione e quindi avete un osservatorio da cui potete vedere trasversalmente un po' tutti i settori, secondo lei in Italia, per quanto riguarda l'industria 4.0, quali sono i settori che vanno di più e quelli che invece andrebbero implementati in qualche misura? Allora, sicuramente i settori dove c'è una grossa possibilità di espansione è food and beverage, il packaging e il farmaceutico. Naturalmente il discorso meccanico, che fa parte anche dell'automazione, però un'automazione molto particolare perché si parla di controlli numerici e il controllo numerico non viene trasferito tramite la distribuzione, ma viene fatto direttamente dal produttore al cliente finale. Di conseguenza direi fondamentale sono il costruttore di macchine in generale, più che la clientela finale. E secondo lei, dal momento che diciamo il tessuto industriale italiano è composto soprattutto da piccole e medie imprese, abbiamo visto anche a marzo più 0,5% la produzione industriale, quindi in qualche maniera forse anche l'Italia sta ripartendo, però lei crede che sia ipotizzabile nel prossimo futuro un'implementazione della manifattura italiana verso il 4.0 o crede che i costi siano ancora troppo alti? Allora, cioè, se noi prendiamo in considerazione, questa è una mia personale così, visione, se noi prendiamo in considerazione non prodotti qualificati, ma devono essere prodotti
molto di nicchia e prodotti altamente qualificati. Allora, se operiamo in questa direzione con le possibilità che oggi ci sono, vengono date al mondo dell'industriale di poter essere un po' più elastici nel comportamento e nel seguire le domande di mercato, probabilmente l'evoluzione non può essere che positiva. E difatti lo si sta vedendo che anche il 2015 è partito molto molto bene nel settore dell'automazione industriale. Senta invece lei, se dovesse rispondere a tutte le persone che sono preoccupate dal fatto che l'automazione possa portare via lavoro al fattore umano, no? Perché si vedono macchine, si vedono robot e uno dice ma le persone dove vanno a finire? Lei come risponderebbe? No, allora, secondo me l'unica possibilità è quella di allargare sempre di più il perimetro sul quale uno si va a confrontare, cioè il discorso, due cose, uno è questo, che è bisogna andare a cercare nuovi mercati, e questo indubbiamente impone un cambiamento anche a livello di ogni singola azienda, e il secondo è l'aggregazione, no? Cioè il piccolo e bello probabilmente finito, bisogna perdere i propri egoismi e cercare di essere sempre più uniti tra aziende per poter affrontare i mercati che sono diventati sempre più mercati internazionali. Con questa ricetta penso si possa guardare al futuro con un po' più di tranquillità. Allora, con questo messaggio anche di ottimismo la ringrazio per essere stato con noi. Noi ci rivediamo più tardi, sempre con i protagonisti di SPS Italia 2015.